Buonasera e ben ritrovati con sottocanestro appuntamento verso il ritorno in campo, il ritorno della Serie A, anche la Coppa Italia in Serie A2 e in Serie B, il racconto del basket campano e della Siligas Avellino con Giuseppe Freda, ciao Giuseppe bentrovato. buonasera, delegato CNA Avellino e con Fabio Iannicelli, ciao Fabio, ciao Carmine, buonasera a tutti, in rappresentanza del basket club Irpinia, team di serie C Gold. Però partiamo anche dal dato del ritorno della nazionale italiana ai mondiali, lo ha fatto battendo a Varese l'Ungheria, tante assenze lo diciamo sempre perché comunque Giuseppe sono state qualificazioni, qualificazioni particolari, ovvero con tanti assenti tra giocatori NBA e giocatori Euroleague, alcuni concessi o meno, però l'Italia trova la qualificazione che mancava dal lontano ormai 2006. Sì, erano ormai 13 anni che non raggiungevamo questo traguardo, anche se l'ultima volta andammo con una wild card quindi sì. non l'avevamo nemmeno conquistata sul campo. Bene, ci, ci, ci ritorniamo, diciamo di essere contenti, anche se, sono, se questa nuova formula delle finestre durante l'anno, visto la, la lotta intestina tra l'Eurolega e, e, e la FIBA, fa sì che durante queste. Finestre, non tutte le nazionali possano schierare i migliori atleti che giocano o con l'Euroliga, che durante le finestre non interrompe la propria attività, o con giocatori NBA. Abbiamo il, infatti il caso più emblematico è che la squadra attualmente campione d'Europa, cioè la Slovenia, con Don, Doncic forse i rookie dell'anno nell'NBA dall'altra parte dell'oceano, non, non, non è riuscito a qualificarsi per i mondiali. Quindi è qualcosa che va rivisto perché, come a ogni cosa, la, la politica rovina in questo caso la pallacanestro. E, e ci troviamo, un, secondo me, con un mondiale zoppo di determinate situazioni. Ma un'attività un che non, alcune volte non ha significato. Volendo anche. Gli Stati Uniti potevano rischiare perché, affidandosi ovviamente ad un team che non è quello delle All-Star, delle NBA, poteva anche creare condizioni di esclusione per il team massimo a livello mondiale. Sicuramente, quello che, da come mi sono documentato, il team USA ha schierato per queste qualificazioni al mondiale penso a giocatori di, di G League, di D-League, che comunque si sì, sono qualificati, però il rischio era, il rischio era grande. Per quanto riguarda l'Italia meno male che ci siamo arrivati per fortuna e non ci resta che sperare in, in un mondiale che mancava appunto da 13 anni sperando che ci sia diciamo, la nostra nazionale al completo come non la si vede penso da, da tanti tanti anni anche con eh, i giocatori che giocano dall'altra parte dell'oceano e diciamo, tutti i giocatori più rappresentativi per, per la nostra nazionale perché sarebbe bello come ogni... Eh, ogni volta vederli insieme sembra sempre un, un miraggio e speriamo che questa volta al mondiale in Cina nel 2019 possa essere la volta buona di, di vederli tutti insieme. Ecco e parte anche l'altro discorso. Qualificazione avvenuta con un team con giocatori di orbita Champions League, di Eurocup, non di Eurolega e di NBA e quindi... C'è la difficoltà ora per un coach di reinserire nella finestra di agosto-settembre, quando i club sono fermi, giocatori che invece eh, hanno calcato i parcheggi dell'NBA come nel caso dell'Italia, ovvero eh, Bellinelli, nel caso di Gallinari. Cosa può succedere in uno sfogliatoio? Eh no, questo non lo so, poi dovrà essere bravo sia Sacchetti coach Sacchetti che la federazione a ricucire questi rapporti, anche perché comunque... Da, da alcune dichiarazioni so che Sacchetti non è rimasto molto contento del fatto che i due NBA non abbiano partecipato a settembre alle qualificazioni perché pur non impegnati nell'NBA nel, nell hanno preferito non aggregarsi alla squadra. Quindi ci sono loro due, quindi Gallinari e Bellinelli e poi abbiamo i tre dell'Euroliga fascia altissima, Melli da Tome ed Hackett che gioca col CSK. Musca, Quindi non lo so, poi toccherà a lui, comunque, fare delle scelte indipendentemente dal, dagli invii o no sarà, è un, sempre un compito molto difficile per, per quanto riguarda un allenatore. Quindi toccherà a Sacchetti, che nella gestione del, degli uomini si è sempre dimostrato a, superiore a tanti altri allenatori. Vediamo anche in grafica l'evoluzione della classifica con l'accesso al Mondiale cinese agosto-settembre 2019, è stata anche la prima edizione eh, che poi porterà... All'anno dispari perché c'è stata la riforma. Tempo fa si passa da Spagna 2014 a Cina 2019, un, un europeo eh, che manca. Lituania 23, Italia 20, Polonia 20, Ungheria 18, Croazia 16. Altro caso mm -hmm. emblematico perché la Croazia aveva tantissimi giocatori NBA non a disposizione. E i Paesi Bassi, tra l'altro, eh, squadre che portavano anche il punteggio tenuto nella prima fase. Italia che ha vinto in Croazia, su quella che però era una Croazia B, effettivamente. Sì. Penso ci siano visto dal roster che abbiamo affrontato lì in Croazia, e quello che vedo giocare a Trieste. Nella finestra, appunto di, di settembre la Croazia era a disposizione: Zubat Bogdanovic. Mi sembra anche altro giocatore. EB, infatti, perdiamo a Trieste mentre vincemo anche con una certa facilità sì. all'andata lì in Croazia. E il problema di queste. Di queste finestre che si vengono a creare nel bel mezzo della stagione, quindi, squadre proprio che non riescono a mantenere un organico fisso, purtroppo. E per ora, appunto, per questa diatriba che si è venuta a creare tra Eurolega e FIBA, va così. Spero che le cose possano cambiare per il bene di tutte le nazionali alla fin fine. Che poi possiamo dire dal punto di vista positivo come lettura mediamente la formazione italiana presenta dei giocatori abili rispetto ad altre formazioni che forse girano su 10, 12 anche NBA, forse il piano inferiore è leggermente diverso a quello italiano per dare un'attenuante eh, so positiva eh, cerchiamo di darla, anche se poi alla fin fine noi abbiamo perso anche in, in Olanda, sì. la squadra è poi arrivata ultima nel nostro girone Uh, non lo so, non lo so, io spero solo che questa qualificazione non faccia credere che il, che il movimento sta bene in salute e tutto, perché non è affatto così, sia sul lato di uh, politico-amministrativo che sul fatto del tecnico, il fattore tecnico. Quindi ripeto, spero che non, non si illudino, illudano e chi, chi decide non, non dica ah, siamo arrivati ai mondiali quindi stiamo bene, perché non è assolutamente così. Ci sono anche delle immagini di ricordo di Amar Kord del 2006, possiamo anche farle eh, scorrere, perché in quel lontano 2006, 68-71 contro la Lituania. L'Italia presentava giocatori che ora vedete inquadrati dalle immagini Bellinelli, c'era anche Di Bella in un'evoluzione di una nazionale che perdeva pezzi già importanti rispetto al 2004 verso il 2006, però il 2006 era l'estate che vedeva l'Italia del calcio vincere un mondiale. Tra l'altro questa nazionale si presentava con la wildcard ma con un argento olimpico. Due anni prima l'argento olimpico e l'Italia che era comunque, per quanto riguarda il calcio, bronzo olimpico under 23. Rispetto a 13 anni fa, Fabio, cambia un po' la dimensione, eh, sì, sì, sì. quindi anche la difficoltà di presentarsi poi nella fase ad eliminazione diretta per questa nuova nazionale. Sì, mh, sarà veramente. Sono molto curioso di vedere questa nazionale come si, come si viene a presentare in questo momento un po' critico per quanto riguarda la, la nostra nazione in tutto, anche la, la non qualificazione dell'Italia negli scorsi mondiali, quindi può essere quasi la svolta, non, non si vede un raggiungimento di una medaglia a livello intercontinentale della nostra nazionale da veramente tantissimo tempo. Quindi ogni volta che ci presentiamo, presentiamo agli europei o qualcosa, come nel 2015 e abbiamo steccato, e nel 2017 non siamo nel al completo: è Galinari che tira il pugno e non viene convocato. e Quindi ogni anno diciamo, può essere anno buono, quest'anno ci sono tutti, eh? e però non riusciamo mai a concretizzare. Toccando ferro, speriamo che quest'anno possa essere la svolta. tutto questo c'è ovviamente anche Gigi Datome. Eh, Datome sì, Anzi, sì, è da Tome, sì, sì. Un altro nome importante: Datome, Datome, Niccolò Datome, Melli. Datome, Melli, ah, Raghet, allora Galinari, Benelli, sì. Benelli, cioè. Il... Materiale potrebbe esserci, eh, ovviamente non siamo tra le favorite, però ci giochiamo sicuramente le nostre carte vedremo come andrà a finire non ci resta che sperare perché si guarda spesso oltre l'oceano ma ci sono elementi preziosi che ruotano in orbita Euroliga in più Meo Sacchetti Giuseppe valore aggiunto perché è stato un mese fantastico per lui la Coppa Italia vinta contro Cremona e poi con Cremona e poi anche quello che è stato il percorso con questa nazionale perché comunque il discorso non era semplicissimo da affrontare, lo ha fatto riportando eh, la nazionale al mondiale. Sì, nulla, nulla da dire su questo: è stato positivissimo. Lui è stato scelto tra parentesi da, da Messina, che a malincuore ha dovuto abbandonare eh, la nazionale perché, facendo l'assistente a San Antonio, non poteva essere presente durante le finestre. Cosa che invece, ad esempio, ha fatto Scariolo sulla panchina della Spagna nonostante lui sia assistente sì. con i Toronto nell'NB per quanto riguarda Messina forse un po' più complicato come gestione o di rottura che dici? come? No, gestibile. penso che lui ha preferito non, non si sentiva di fare questi viaggi durante la stagione Poi comunque penso che a differenza di, di Scariolo che è al primo anno e se mai è secondo o terzo assistente comunque Messina parliamo del primo assistente proprio di di Borbovic, quindi ha preferito lasciar stare, quindi è eh, quindi abbiamo coach Sacchetti, il quale viene da un periodo d'oro negli ultimi anni è forse uno dei più vincenti come allenatori italiani, ha fatto grandi cose con città in, in società piccole, vedi Sassari dove ha vinto scudetto, Coppa Italia e Supercoppa e poi in quel di Cremona dove è riuscito a a incalanarsi bene in quelle, <ride> nelle, nelle finalità a Firenze dove purtroppo noi non abbiamo brillato, siamo arrivati in un periodo negativo. Insomma. Mese anche di rinnovi per Sacchetti sia sul fronte Banoli-Cremona che su quello eh, della Nazionale per quanto riguarda eh, anche il... La gestione bianco-verde eh, in nazionale perché Massimo Maffezzoli è l'assistente, Arel Figlioi in campo, quindi risultato ottenuto per i due tesserati della Sidigas Avellino. C'è anche il gruppo I però da evidenziare su, in casa Avellino perché eh, la Lettonia trova davvero... La sfortuna di un canestro in più e in meno per eh, non accedere poi al mondiale, si ferma a quota 19, vincendo in Montenegro, ma non ribaltando la differenza canestri. Quindi Oyar Sivins resterà fuori dai giochi, non è stato protagonista del match, fa comunque parte del gruppo lettone. Fabio. Sì, eh, ho seguito tutte quante le faccende anche di questa. Di questa sfida e sì, per sfortuna, per differenza, Canesse alla fine non sono riusciti a qualificare, quindi abbiamo un po' di sfortuna. Tutto, non dico che sia tutta colpa di, di queste finestre, però pure lo, la stessa Lettonia, semmai in alcune finestre poteva fare. fa meno di giocatori importanti come il primo, in mente è Bertans, che, che è mancato tantissimo in, in quella partita, semmai con lui sarebbe cambiato un po' la. La cosa anche se il Montenegro sì, anche Porzinski Porzinski eh, è come però il Montenegro c'ha Montenegro, è Montenegro, era... Montenegro però che, che giocò Orlando danni, quindi è sempre, sì, sempre quella, è sempre quella la. Sono la formazioni storia. B, non ce ne voglia il sono sistema B, eh, però <ride> soprattutto B, questo possiamo dirlo. <ride> comunque C e D, ti... gran parte dei giocatori sono assenti. Parliamo di Silica Savellino, entriamo nel discorso scandone con il nuovo entrato nel sistema bianco verde, ovvero Ike Udano un po' anche le sue parole alla presentazione. Vi ringrazio per come mi avete accolto. Avellino è una buona squadra, l'ha dimostrato sia in Italia sia in Europa. Sono felice di essere qui e prenderò questo impegno con la massima serietà. Farò il possibile per aiutare la squadra. Non c'è dubbio che il piano iniziale fosse quello di essere qui per la Coppa Italia, ma le cose non vanno sempre come si spera. L'importante è essere qui adesso, pronto all'impegno con la squadra sin da subito. Sono molto attento in difesa, in attacco posso giocare in più spot. Penso a dare il massimo per mettere in ritmo i compagni, offrendo anche assist. Faccio quello che occorre: punti, rimbalzi, assist. L'obiettivo principale è integrarmi quanto prima nel gruppo. Avellino è in una buona posizione di classifica e spero di contribuire al maggior numero di vittorie possibile. Il coach mi ha chiesto di essere me stesso, di giocare come so fare, semplicemente. Ecco, inserisce un giocatore che può dare più dimensioni, ma forse conferma il dato del terzo quarto. Dicevamo eh, furionda Giuseppe Avellino nel terzo quarto contro eh, Brindisi in Coppa Italia, tirato alla grande da oltre l'arco, con questo giocatore può confermare le doti degli esterni perché è un centro. Atipico, forse anche oltre il concetto di atipicità nel sì, suo ruolo. È sicuramente un ottimo giocatore, bisogna vedere adesso di inserirlo al più presto nel nostro sistema, eh, un sistema comunque fatto di, di giocatori di, da, da gran, di grande potenzialità e di grande individualità. Eh, L'unico problema che noi abbiamo, che avevamo nella, nella versione con Kull e anche dopo è che purtroppo non riusciamo a essere continui nella partita. Vero che non tutte le squadre riescono, anche quelle più forti, per 40 minuti, sarebbe un'utopia e sarebbe una grandissima cosa se fosse possibile. Però noi abbiamo degli up and down che però sono troppo, troppo evidenti, perché noi passiamo dai 40 punti fatti in un quarto ai 13 fatti solo in un quarto, ai 20 subiti in un quarto, ai 30 che ne subisci un Siamo troppo incostanti sotto questo punto di vista. La cosa positiva che adesso si può venire a creare con l'uscita dalla coppa, la possibilità di allenarci co con continuità durante la settimana in modo tale da iniziare. Noi siamo una squadra che comunque ha bisogno di giocare il ritmo, corre tanto e di conseguenza perde tanti palloni. Quindi forse il fatto di iniziarci ad allenare ci permette anche di ridurre questo, questo piccolo problemino che abbiamo delle, delle palle perse, quindi comunque. È fatto un po' un riassunto di tanti aspetti che però focalizziamo anche nel prossimo futuro in trasmissione. Perché questo giocatore, Ike Udano, può garantire diciamo, una doppia dimensione. Perché rispetto a Patrick Young può anche creare le condizioni di un quintetto davvero piccolo, anche per l'accezione, Come vedete, in palleggio presenta quasi il ruolo di guardia. Sì, una doppia dimensione che cioè, vedo abbastanza bene per il, per il gioco di Coach Vucinic. potrebbe essere un'arma importante per, per il nostro gioco, perché comunque non è che noi abbiamo molto gioco interno, non abbiamo mai avuto quest'anno giocatori da posto basso. Avevamo Costello che era molto bravo, semmai a giocare pick and roll, eh, che doveva bene al ferro e tutto. Quindi, un po' in questo, diciamo, è abbastanza dinamico, quindi. Ci può dare una mano e semmai quel giocatore che, che mancava avendo Patrick Young e Amadindia Yeh. Quindi speriamo che entri presto, entri bene nei meccanismi di Kocsi così in modo, da, in modo tale da darci una, una mano per il proseguo della stagione. Contavi Patrick Young, sinceramente la vedo dura per quanto riguarda il suo recupero. Francamente, possiamo anche. Metterlo un po' da parte, non come Matt Costello, che praticamente è stato rilasciato dal club bianco-verde, ma per il recupero eh, dal problema al piede, in più poi il rientro in campo. Difficilmente lo rivedremo poi in ottica playoff, però chiaramente ci sarà comunque da attendere, soprattutto abbiamo anche il caso del primo infortunio di Nichols. Si parlava di 6-8 settimane, poi tornò in campo rapidamente nella sfida successiva, a quella contro Venezia. Per quanto riguarda Avellino, c'è stato anche questo scrimmage Parlavamo di un una fase che vale quasi come un ritiro eh, precampionato. Forse Alino vive il quarto precampionato eh, stagionale con tutti questi inserimenti eh, in corsa, soprattutto c'è l'attesa eh, legata al rientro questa volta eh, di Nichols, che però è tardivo. Problema di Dercole. Quindi non mancano problemi per Avellino anche al rientro in campo verso eh, Trento. Giuseppe. Purtroppo quest'anno abbiamo avuto comunque momenti veramente negativi per quanto riguarda gli infortuni dei giocatori che si sono verificati in periodi anche importanti per la nostra stagione che hanno condizionato eh, i vari risultati. Quindi sì, tu parlavi del quarto eh, precampionato, diciamo che questo forse è quello più importante. È un periodo adesso, ripeto, potendo preparare la partita durante la settimana... Uh, ci sarà più possibilità di, di conoscersi meglio tra i giocatori, e quindi anche perché poi eh, la cosa bella dell'allenatore è che comunque non l'ho mai sentito lamentarsi di, di questa sfiga che effettivamente è un dato di fatto. Quindi non, non sarebbe stato nemmeno un lamentarsi inutile sì. come molto spesso <ride> non è un alibi eh, al <ride> decimo quindi, infortunio e stagionale. E quindi sì. così. poi sono tutti infortuni purtroppo causati da. Da episodi non sono nemmeno riconducibili a un qualcosa, sono episodi eh, negativi, sfortunati che, che succedono e, okay. e ci è andata male, perché vi ripeto, per esempio quello di young in un momento importante perché era la partita prima di andare a fare le final hit, che poteva eh, permetterci con lui in campo, qualcosa secondo me sarebbe cambiato, perché comunque dà una fisicità all'interno dell'area che che è maggiore è pur vero che forse i migliori momenti della partita li abbiamo passati con Green e Sidins da 4 e 5 Sittins un... che a Trento giocava praticamente da 5 quindi potrebbe essere un'evoluzione poi ma poi io lo ricordo stagionale. anche a Reggio Emilio negli anni precedenti alternava 3, 3 e 4 quindi ormai nella pallacanestro moderna come eh, ho detto i centroni centroni eh, ce ne sono pochi quindi sia a livello altissimo NBA a scendere grandi centri proprio di stazza ce ne sono pochi abbiamo giocatori ormai anche se alti però molto dinamici che sono capaci di mettere la palla a terra tirare fronte a canestro quindi eh, c'è questa evoluzione è pur vero che meno il campionato italiano si è abbassato tu parlavi di Uda Uno che, eh, che è più un che, che gioca faccia a canestro forse una palla a canestro di 20-25 anni fa appunto avrebbe giocato da due Massimo da 3 adesso si trovano a giocare da 5 come un lavoro. Ma è un attimo affidabile dalla lunga distanza. E per questo gioca poi da 4 quattro, quattro da 5 perché cinque. è molto dinamico e, e quindi riesce a fare. Però Silins, ad esempio, con la sua altezza, che tanti anni fa sarebbe stata una classica ala piccola fatta bene. Adesso gioca da 4 con quintetti particolari. Addirittura a trovarsi a giocare da 5. E poi per Avellino c'è un po' il ricordo. Di quello che fu il percorso di Damon Williams, che era un 3, aveva difficoltà al tiro da oltre l'arco, poi si ritrovò Sponsare, anche per le assenze. Sì, sì, a è fungere come da 5 e Prato, che era una guardia, sempre <ride> giocato giocata da 4. Vabbè, quella poi fa parte del, eh, del, dell'evoluzione del gioco. che Uno dei primi in Italia, almeno, che poi se l'è portato in avanti, è stato Mike Dantoni che ha iniziato a giocare con quintetti, con cioè aveva Davis, che era un 2 metri che, che correva, poi se l'è portata anche nelle perché effettivamente adesso con Capelà eh, da 5, però Capelà è, è 2 e 10. Ma è, atleticamente un, non sa tirare, però corre e sembra è più veloce di un, di un, di un playmaker. Che poi Fabio, la pallacanestro moderna o quella che sarà poi il percorso futuro del basket, presenta 5 giocatori della stessa altezza tra il playmaker e il centro, cambia davvero di pochi centimetri. Sì, c'è stata un'evoluzione diciamo, negli ultimi 10 anni incredibile. Eh, ricordo le prime partite che vedevo semmai, i quintettoni quando vedevo le partite dei Lakers con, eh, con Scheck che giocavano contro i Philadelphia di Chembe Mutombo. Quindi vede le differenze Playmaker, Fischer e eh, Iverson? Che eh, tutti e due, nessuno dei due arriva a 1,90 forse. Vedi ora, Quintetti, lo stesso Luca Vital, il primo mi viene in mente: playmaker di 2 metri. E eh, semmai trovi Udano, Udano che gioca a 5 ed è 2-2, forse. Vabbè, quindi ma nemmeno infatti l'altro dico... a Firenze abbiamo visto anche De Monte Harper giocare praticamente da playmaker quindi l'altezza poi nel caso in un quintetto del genere Harper Udano davvero ormai diciamo è che una chiusura i... del sì. gioco del passato sì, stiamo facendo contento Tanevich che tantissimi anni fa iniziò a giocare con un 2-5 Deciambo di Roca da playmaker lui effettivamente anche quando nel 99 vincimmo uh, loro non avevamo un playmaker uh, Playmaker, playmaker, noi giocavamo con Meneghin, eh, con Basile da playmaker, che poi effettivamente erano delle guardie. De Paul, che era una la piccola, che giocava anche da quattro... che però portava la palla. Proprio così, c'è però da rimarcare, come fatto anche eh, poco fa tanti infortuni ma la difficoltà nel recuperare diverse pedine è il caso anche di Lorenzo D'Ercole perché il giocatore aveva un problema alla schiena e non ha disputato lo scrimmage di Scafati per un affaticamento muscolare, sì tanti infortuni però lo staff medico dovrà trovare la formula nel prossimo futuro per creare le condizioni di un pronto rientro di diversi elementi Sì, anche perché so che D'Ercole ha problemi con, con la schiena da, da un bel po', mi sembra da, da, da prima di Natale più o meno, no già dalla partita con Bri si ricordò che poi faceva totalmente la sua presenza in campo. Faceva proprio fatica a stare anche seduto in banchina. Ricordo quindi, speriamo lo staff medico cerca di, di fare qualcosa per risolvere questi problemi infortuni che sono molto frequenti. Quest'anno, purtroppo, quindi un po' la sfiga e semmai un po' anche lo staff medico, però fiducia anche nei loro mezzi. Anche perché poi un giocatore ha dei problemi, va in campo, questi problemi poi. Eh, comportano le difficoltà al tiro nella sostanza difensiva e offensiva, chiaramente il pubblico se la prende con il giocatore ma non è sempre così. È chiaro, poi ci sono tanti fatturi, poi purtroppo l'occhio del tifoso va a vedere se segna o meno, però ci sono alcuni aspetti del gioco che che sono fondamentali, però come dicevi giustamente tu se non sono in forma ho difficoltà a fare un tiro che arrivi al ferro, ho proprio difficoltà, quindi non sapevo dell'infortunio di D'Ercole effettivamente, sì. di realità, questa è mi da questa di di tempo che ha problemi di schiena, sì, poi si vediamo, vediamo che, non è, con... sì. che non è più brillante come una volta, quindi faceva fatica quando giocava a quei pochi minuti che aveva, faceva fatica, quindi però purtroppo fa parte di una stagione del, del corso di una stagione sfiga tante situazioni che vanno superate quindi se, poi se riflettiamo noi il momento più brillante lo abbiamo avuto quando avevamo sette persone quindi no, <ride> bisogna anche capire perché poi anche questo fa parte del gioco, molte volte forse per l'allenatore è anche più facile gestire sette persone piuttosto che gestirne 10 da mandare in campo per le rotazioni e tutto, il giocatore si sente anche più coinvolto perché in sette persone ha più minuti, quindi ti senti più tranquillo, sai che puoi stare un po' più in campo anche se sbagli di più perché non c'è nessuno che ti possa cambiare, però fa parte tutto di, bah, di tanti, tanti fattori, ripeto. Quindi... L'assenza però di Nichols in questa fase, ovvero in nove eh, gare senza Nicol, Salino ha vinto una sola volta prima della Coppa Italia. Fabio è un dato che è sì. palesemente oggettivo. Lo dissi neanche a farlo apposta quando mi ha invitato prima della, della partita di andata contro Renato. Secondo me, dopo la vittoria a Brescia, secondo me Nicol è il gioco del più importante de, della nostra squadra, è proprio l'ago della bilancia. E infatti eh, eh, da quando ha subito l'infortunio contro, contro Murcia. Eh, siamo calati purtroppo Nico è un giocatore importante tutti i due lati al campo è un leader fa sempre la scelta giusta e, e purtroppo la sua, la sua assenza si è sentita e ci ha condizionato parecchio perché sai, eravamo secondi in classifica e abbiamo perso qualche partita di troppo la Coppa Italia eh, purtroppo ci ha sfuggita di mano e con lui secondo me stiamo parlando di altro sono proprio onesto e quindi speriamo il suo ritorno il più presto possibile tra l'altro eh, si parlava nel percorso pre Coppa Italia di un potenziale ingresso nel corso della manifestazione in realtà con la defezione anche nello scrimmage 78-94 il successo di Avellino a scafati nei 40 minuti significa che il giocatore non era pronto eh, per calcare il parquet del Mandela Forum quindi... Non c'era nulla di pretattica, bensì era semplicemente il problema confermato alla caviglia per la distorsione rimediata, come ricordava Fabio, contro Mursia. Chiudiamo il cerchio relativo al discorso scrimmage con Scafati per Avellino con le dichiarazioni dell'assistant coach della Givova, Luise, che ascoltiamo. Senza dubbio è stata un'opportunità per riprendere, come hai detto tu, la familiarità con il ritmo gara ed è sicuramente stato un impegno eh, maggiore rispetto a un semplice, tra semplice allenamento abbiamo affrontato una squadra di brevissima fascia di A1 quindi con la fisicità, l'atletismo, la tecnica di, tipica di una squadra eh, di alta classifica del nostro primo campionato italiano e è andato abbastanza bene con uh, un'intensità uh, superiore rispetto ecco, a quello che ripeto potevamo mettere un attimo un allenamento, tutti i ragazzi hanno cercato di alzare il loro livello di attenzione, eh, ci sono stati come è giusto eh, degli errori che ci daranno spunto poi nei prossimi giorni per poter ecco, eh, cercare di, di, di migliorare in vista della, della prossima sfida di campionato. E prima della pubblicità ripartiamo anche da autopagine.it Scandone ok nello scrimmage con Scafati, anche il primo scatto eh, per Udanò perché non abbiamo video ricordando che il Palamangano era a porte eh, chiuse per lo scrimmage. Il commento anche dell'assistant coach della Sidigas Gianluca De Gennaro, partita che ci è servita a ritrovare... Il ritmo gara dal momento che veniamo da un periodo di inattività nel complesso contenti di Udanò che ha certamente bisogno di lavorare molto con la squadra per entrare nei meccanismi e nel ritmo dei nostri giochi ma che si è subito messo a disposizione del team. Abbiamo gestito al meglio gli uomini a disposizione concedendo un minutaggio più o meno alto a tutti. Adesso dobbiamo continuare. A lavorare tanto seguendo le buone indicazioni ricevute e poi ci concentreremo sul match contro Trento, come abbiamo un po' già detto, tanti meccanismi che Alino deve comunque ricreare nel suo quarto pre campionato Andiamo in pubblicità, rientro ancora, sotto canistro. Seconda parte e ripartiamo dal risultato 88 a 90 Olimpia Milano che vince in Russia contro il Kim Mosca e tra l'altro con la classifica notiamo tutta la striscia vincente eh, dell'Armani Exchange, 13 vittorie e 11 sconfitte, sesto posto con due vittorie di vantaggio, chiaramente tutto in evoluzione ma può davvero crearsi eh, il percorso verso una qualificazione ai playoff, ai quarti eh, di Euroleague che appena un mesetto fa sembrava difficile lo stesso Pianigiani eh, diciamo eh, teneva calme le acque rispetto ad una proiezione play-off Sì, eh, la stagione di Milano era, era partita veramente a razzo in, in Euroleague poi è stata una brusca frenata però nelle ultime cinque partite un bel filotto vittorie l'hanno riportata subito in zona playoff con due partiti di vantaggio su, sull'ottava è un'ottima squadra, un squadra secondo me Milano poi con il rinforzo di James Nunnally si è, si è completata ora però perde Bertans che, che andrà a giocare in NBA però comunque con, anche con il rientro di Nedovic, Tarceschi è una squadra che può fare bene è insidiosa e non la, non la vorrei mai beccare nei playoff una squadra come Milano perché è molto imprevedibile e può mettere in difficoltà chiunque tra l'altro aveva perso Gudaitis e sembrava una sentenza nella gestione Euroleague Perché stava facendo benissimo, l'inserimento di Naneli ottimo Bertans, tra l'altro praticamente in rotazione non c'era eh, Nell'ultima fase, però i New Orleans Pelicans lo chiamano e lo portano con un biennale in NBA non Che è un beh, po' perché... affare particolare questo No vabbè, perché comunque nell'NBA c'è questa nuova moda dello specialista del tiro da tre Quindi... Le squadre si attrezzano ad avere questi specialisti che entrano e devono tirare solo da tre. Poi l'NBA sotto alcuni punti di vista è, un, è una pallacanestro molto diversa da quella a cui siamo abituati noi. Ma se già c'è differenza tra il campionato italiano e l'Euroliga, sì. poi l'NBA è tutto diverso, quindi niente, Milano, come diceva Fabio, nessuno la vuole affrontare. È una squadra che è capace di tutto, però, è una, che sulla gara secca, come ha dimostrato. Ha dimostrato a Firenze può perdere con tutti, anche se stranamente perché ha un roster che, che è qualcosa di, di pauroso, sia fisicamente che tecnicamente. Veramente lì ci sono 14-15 giocatori che giocherebbero in tutte le squadre italiane tranquillamente 40 minuti. E niente, nei playoff diventa molto dura. Loro, come dico sempre, eh, possono far vincere la Coppa Italia o. O, meglio, in questo caso lo scudetto: solo se inizieranno a rompersi tra di loro, se ci saranno problemi, come è successo interni, come è successo qualche anno fa, che quindi poi c'è stata la vittoria, ad esempio, di, di Venezia o di, eh, di Sassari. Tutto è possibile. Faccio un po' il cattivo, in Eurolega puoi portare meno italiani, nel sistema italiano in rotazione devi per forza metterli e quindi no, ma... ti ritrovi no. anche con un valore di squadra che però Lo so, è aperto a diverso. 12. Però comunque stasera io ho visto terzo e quarto quarto, è stato bello, okay. l'unico italiano che ha giocato era il famoso... Uh, Jeff, Jeff Brook, sì, è comunque italiano che è italiano. <ride> e quindi poi Barnes della Valle e, e Cingiarini a fare il tifo. E Fontecchio, non ho visto se stava. Fuori o stava proprio a Milano, insomma, no? sotto questo, ma perché la, 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 la crisi italiana è in salute, quindi va bene così. <ride> Rimarchiamo sempre questo aspetto, comunque Brooks e Banz che sono nazionali e che danno tanto apporto anche a Milano, tra l'altro aumenta il numero di già eh, qualificate alla seconda fase perché oltre al Fenerba c'è anche il CSK e il Real Madrid presentano ormai anche il dato di qualificata ai quarti eh, di eh, finale classifica della Serie A che vediamo per creare anche le condizioni di commento rispetto a quello che sarà il percorso futuro della Serie A, perché si riparte dopo la sosta e si riparte ovviamente con Milano che domina eh, la scena ma con questa Coppa Italia che manca e che soprattutto rende ancora più rammarico per le formazioni che poi la Coppa Italia non l'hanno conquistata le altre sei rispetto a Cremona vincitrice ah. Sì eh... Quest'anno con l'uscita di scena di Milano e poi le altre squadre, tutte quante sullo stesso livello, quindi veramente quest'anno, ma anche un po' come l'anno scorso, poteva succedere di tutto, infatti l'anno scorso con Torino e quest'anno con Cremona è stata la vittoria di una squadra che non aveva mai partecipato a una finale, quindi è la prima volta che diciamo da neo partecipante alla finale ha, ha portato a casa la Coppa Italia e le altre squadre poi si mangiano le mani. e... Milano non, non, non so come ha una, con, non riesca a portare a casa queste, queste, queste partite con un roster immenso rotazioni veramente a 12 giocatori però sulla gara secca semmai succedono delle cose che purtroppo ti buttano giù e ti fanno perdere i trofei come è successo in questo caso un peccato per noi, io più penso a quella capitale più, tale, più mi, mi continuo a mangiare le mani perché potrebbe essere veramente la, la nostra occasione Potrebbe determinare una svolta per la stagione, però, per tutte le squadre tranne Cremona, Alti e Bassi, che già vediamo spesso nella pallacanestro attuale. Ma in Coppa Italia davvero break si passava dal 30-11 ad 11 al 40-21, ribaltamenti clamorosi che forse per un parquet diverso dal solito, un legno diverso dal solito, si ritrova poi con i ferri anche di Firenze che secondo erano... alcuni erano molto duri. Sì, sì, molto desiderio. il rimbalzo io ero lì e me ne sono accorto già nel riscaldamento che erano dei ferri particolari. Eppur vero che non è che bisogna attaccarsi a questo, purtroppo sono gare sicche sì Vanno vissute in un certo punto comunque c'è da dire che questo era un canistro valido sì. perché c'è stato un errore al tavolo che nessuno ha rimarcato, non lo so, uh, pure, pure Milano perché purtroppo il, il tempo è partito prima che Brooks toccasse palla decimo, eh, e quindi se no in una situazione normale sarebbe, sa, sarebbero andate ai, ai, ai come si chiama. Ai, sì. mh, allora, è però è pur giusto che devono. Che dovevano perdere, perché comunque Milano ha pagato la propria supponenza, la loro propria sufficienza in, durante quella partita perché pensava di dominarla. Di, in qualsiasi momento voleva accelerare e avrebbe superato eh, Bologna. Solo che in questo caso non faceva canestro. Bologna ormai era in ritmo ed era eh, super gasata e faceva canestro da ogni dove. Parlavamo anche di una Vittoria di Avelino nelle ultime nove gare contro Brescia prima della Coppa Italia e guardando la classifica è una vittoria preziosa perché Avellino è a quota eh, 24, 12 vittorie e 7 eh, sconfitte, resta nel gruppo eh, delle grandi lasciando 6 punti eh, di divario rispetto all'ottavo posto e in una fase tribolata quel successo ha comunque garantito di guardare in alto alla Silica se non di guardare poi anche al margine verso quella che potrebbe essere un'esclusione eccellente che Arino vuole scongiurare a tutti i costi. Sì, eh, infatti è stata una vittoria molto è stata vitale per noi perché si iniziano a vedere i fantasmi, appunto di non dover guardare più semmai a puntare al secondo posto, ma stavamo un po' guardando ci stavamo guardando le spalle meno male che abbiamo, siamo riusciti a portare a casa la partita con con Brescia. Ora appunto c'è stata questa ci siamo ricompattati il gruppo dopo la sosta delle nazionali, stanno lavorando finalmente Riescono ad allenarsi, se non tutti quasi. E ora c'è lo sprint finale che la Scandone non, non, non può sbagliare più niente. Quando parlavamo anche nel recente passato con Giuseppe Freda di Cantù eh, bisogna aggiungere anche l'uscita non solo di Cheudano per Avellino, ma anche l'arrivo di Tony Mitchell a Pistoia. Cantù. Che prima della deadline dei tesseramenti per quanto riguarda i giocatori di Serie A eh, riporta anche questa esclusione, quella di Tony Mitchell, Cantù che praticamente eh, salva e che però ha inserito eh, anche Tyler Stone e comunque con un roster eh, rivoluzionato in negativo perché perde due pedine clamorose. Il basket è in salute, il basket Analizzando quello che è successo è un sistema che quando diciamo che non va no, benissimo, non, eh. non va quest'anno secondo me si è toccato il fondo, io non so come andranno a finire le cose, però cioè, il fatto di Cantù che è, con il presidente vecchio che non, non si doveva proprio iscrivere secondo me o la, una federazione forte doveva costringere già a suo tempo. A, a far cedere la società. Al poi c'è stata di conseguenza con Cantù tutte queste barzellette finite anche col problema del tesseramento dell'allenatura. Poi abbiamo avuto anche il caso di Avellino, poi abbiamo avuto il caso Nannali che è un altro caso paradossale per la federazione e per la lega. Cioè io dico ma che credibilità diamo al nostro campionato? <ride> Cioè, anche ascoltavo una telecronaca di, eh, di, di, di Tranquillo a proposito di una, di una squadra adesso non mi ricordo, di Toronto che praticamente eh, lì c'è l'obbligo di avere 12 contratti depositati e poi puoi aggiungerne altri due anche a termine. Per il fatto dei, dei, di tutti come si chiama, i trasferimenti che ha fatto Toronto si è trovata una partita con 10 contratti effettivi e due a termine. Cioè in quel caso il regolamento diceva che, non potevano, cioè che avrebbe dovuto avere le due partite che hanno giocato in questa situazione perse però l'NBA si è accorto di una legge, di una regola fatta male dall'NBA e quindi ha detto no, le partite è tutto regolamentato, il primo passo sarà che per la nuova stagione modifichiamo dalla prossima dalla stagione eh, no, dalla prossima persa, stagione sì. no, dalla, questo, dice ormai ci siamo accorti che questa è una regola sbagliata che abbiamo fatto noi dice quindi a voi società non pagherete nulla, però dalla prossima stagione la modificheremo per far sì che non avvengano più queste cose, quindi ad esempio il caso Nannali anche perché Nan, cioè Milano, che bisogno aveva di far giocare per forza Nannali? Perché perdeva a Pistoia? Il caso che però ha destato anche preoccupazione francamente non vedere il casellario giudiziario FIP con la presenza della squalifica. Sì, loro dicono giocatore. che lo mandano, lo mandano a inizio dell'anno. Però il nanna lì non eh, lo hanno mandato sì. perché era arrivato, è arrivato dopo. Ma la cosa più grave: le, le liste R si fanno per delle squadre: è un, un, è un sistema informatizzato solo perché la, uh, la federazione non ha il tempo di pagare persone che poi aggiornino il casellario di tutti i campionati. Perché sennò è semplicissimo, quando vai a cliccare su quel nome non te lo fa fare. Perché la, la squalifica. La squalifica. Anche perché noi parliamo di un giocatore lì. di una squalifica di tre anni fa. Sì. Ci può essere che ritorni in Italia a giocare un giocatore di sì. dieci anni fa. Anche. Cioè, è che uno non se lo ricorda, ma forse non se lo ricordo nemmeno il giocatore, anche americano Andali, eh. io non lo so se lo sapevo o meno. Tra parentesi l'ha avuta per un problema successo a giugno, ha avuto la squalifica a novembre, che già stava in Turchia, si preoccupava e ah, ha stata squalifica. Cioè, un po' anche allora, io sia sembro... nel non comunicarlo, ah, sì. lo stesso giocatore. Sì, sì, ci sono varie responsabilità. Dirlo, un po' tutti lo sapevamo, ma non era una cosa sinceramente. Sì, io, per esempio, più, non me lo ricordavo e non, non è che. Vabbè, non bisogna sapere tutto, tutto quindi, però non, non vedo perciò dico purtroppo è il sistema che, che è tutto sbagliato non, non, non è no, non poi anche l'accusa eh, di non averlo detto di non averlo comunicato semplicemente i passaggi burocratici questa ma volta ma non sono devo stati essere né io demancati. a comunicarlo eh. deve essere la federazione doveva impedire che quella partita potesse uscire nella lista per andare in campo tra l'altro guardando la classifica Sottolineiamo i due punti in più. Eh, che ha Laureola Pistoia e hanno due punti il fondamentali: gioco, salvezza eh, anche de, per la Boltonia, della parte Italia, bassa. Io non so tra Pesaro, Torino, Pistoia e Reggio Emilio quante avranno la possibilità di prendersi due punti con Milano. Esatto. Milano se perderà qualche altra partita, la, la potrà perdere, diciamo, da Brescia a salire sopra. Milano aveva perso con Avellino e con Brindisi fuori casa. In un momento anche in cui c'era la gestione in ottica Euroleague, sì. perde poi. A Pistoia soltanto eh, a tavolino, quindi davvero anche per eh, la soluzione. Eh, salvezza ci sarà eh, da verificare quello che sarà il cammino. In più vediamo anche la prossima avversaria della Silica e Saverino in grafica, ovvero l'Aquila Trento. Nuovamente eh, team che nasce tra le difficoltà, ma che ha la forza di riemergere anche puntando su un mercato in cui eh, ripropone elementi del passato, ad esempio, sotto Craft. È lo stesso campionato che degli ultimi anni, come l'anno scorso, e non si qualifica nemmeno per la finaletta. E poi fa un giorno di ritorno super. E poi se Gadlock non stoppa uh, Sutton, probabilmente stiamo parlando di Trento, campione d'Italia, boh. Quindi non lo so: Trento è una squadra molto ostica, ma è soprattutto giocando là un campo difficile. Si è visto anche l'anno scorso nei, nei playoff. Ehm. Sarà una partita tosta, è un momento particolare per noi, loro volano sull'onda dell'entusiasmo che hanno vinto anche a Venezia e quindi sarà veramente una, una bella battaglia. Su Trento Giuseppe, come la vedi? In parte, come ha detto Fabio, è anche giusto, anche se quest'anno non li vedo proprio. Come l'anno scorso, non, non, non vedo sono questo. sono ancora in piena corsa. in penso. piena corsa con un girone di torno molto. È pur vero che quest'anno hanno perso le final hit solo per una bomba di Moraschini allo scadere, quindi semmai sarebbero stati. però non li vedo proprio, anche perché l'anno scorso avevano l'americano Shields che si fu... rivelò alla fin fine un grande acquisto, e quest'anno Marvel non è che sta facendo la stessa cosa. loro speravano di trovare lo stesso eh, giocatore, quindi poi hanno cercato di rimediare con, con Kraft. Ripeto, non, facendo quei discorsi, anche, ripeto: a me non piace scommettere, non mi piace fare tanti pronostici, però noi come roster siamo superiori. Poi è chiaro che dipende da tanti fattori durante una partita, le percentuali, l'entusiasmo, eh, la cosa. Quindi adesso partiamo da un momento in cui entrambe le squadre hanno avuto il tempo di prepararsi, bisogna vedere chi ha fatto un carico diverso, maggiore, insomma, tanti piccoli aspetti. Vediamo. Però noi per eh, per continuare a stare tra le prime quattro, dove è il posto che, che ci spetta, perché è inutile nasconderci, noi siamo tra le prime quattro. Poi quest'anno la nostra stagione abbiamo perso già due obiettivi. Perché, sono tre stagioni in una, a tutti gli effetti. Eh, quindi, eh, quindi al momento non, cioè noi siamo quarti a pari punti con altre società, ma non eh, cioè alla fin fine il, il, tra le prime sei, secondo me, le due sorprese per come hanno speso come il loro roster, sono Brindisi e Varese, in parte Cremona, sì. E sì. poi le altre ci sono, le delusioni possono essere perché reduci da campionati super come Trento e, e Brescia, però, è però noi siamo tra le prime quattro se non le prime tre. Eh. Pubblicità, poi le ultime battute di puntata a tra poco. Vediamo anche in grafica il rientro la Coppa Italia di Serie A2 e di Serie B, l'attesa per i club anche campani scafati tra l'altro si è ritrovata con una sosta settimana scorsa perché Biella aveva un giocatore impegnato in nazionale e quindi è stata rinviata la sfida contro Biella, sarà ferma anche in questo weekend perché ci sarà la Coppa Italia di Serie A2, chiaramente grandi club del passato. Fortitudo Bologna, Virtus Roma, Treviso non nella formula che abbiamo avuto in Serie A da Vincente, ovvero la Benetton, è comunque un nuovo progetto, comunque una piazza storica, e altri club che hanno visto la Serie A, come Montegranaro, Verona, Biella, Coppa Italia di Serie B con protagonista sia Caserta che Salerno. E come la valutiamo in ottica campana, Fabio? Beh, comunque. Due... Salerno è una, una società nuova, una piazza nuova che comunque negli ultimi anni sta facendo, sta facendo molto bene e poi Serta comunque una piazza storia che si affaccia a questo campionato che non, diciamo che non è abituata ad affrontare e comunque sta facendo un ottimo campionato, viaggia tra i primi posti, posti in classifica e potrebbe essere una delle favorite per, per questa coppa. Dalla Serie A2 invece... Giuseppe, non solo la Coppa Italia, un commento per quello che è sia il girone ovest che girone est, parliamo spesso di girone est dominante ma quest'anno l'ovest non ha proposto diciamo aspetti negativi, tutt'altro. No, vabbè, comunque abbiamo le società... Da quelle purtroppo Siena sì, è il caso limite. Eh, ah, sempre perché Quello, non lo volevo dire, questo eh, qua. Però, ma... questo Siena, beh, Siena ha perso tantissimi giocatori. Eh, per sì, va bene, sempre per l'hanno fatta iscrivere pur sapendo che c'erano dei lodi, con la garanzia che pagavano sempre, Adesso qual è la... La cosa che sono andati a giocare l'ultima partita con due senior, mi pare sì. tutti i ragazzini, hanno iniziato a perdere, quindi proprio c'era un'intervista del nostro uh, sì. Irpino, coach Irpino Ramondino, il quale diceva campionato falsato perché sì. dice io quando ci ho giocato le due partite andate in ritorno ho vinto una e perso l'altra però la squadra era al completo adesso chi incontrerà eh, Siena eh, quindi adesso dovrei... rischio anche di cantore in Serie A ah, eh, allora arrivato a questo punto devi iniziare a togliere togli i punti di chi ha vinto e ha perso basta a zeri come se non fossero iniziati cioè non possiamo ritornando a un commento diciamo che le, le società storiche come Treviso, come Bologna stanno dominando il campionato, la Virtus Roma che doveva dominare sta zoppicando, però alla fin fine secondo me alla lunga verrà fuori volevo riprendere un po' Fabio per la sua gioventù eh, Caserta la Serie B l'ha fatta già in eh, altre occasioni. Sì, quando sì, era sì, giocato sì, contro sì, tu, non lo poi tu ancora dovevi nascere quindi la ricordiamo l'ha fatta, eh, fatta eh, sì. quindi, tra l'altro fu nel 97-98 quel periodo un anno addirittura allenata dal nostro concittadino Gianluca Tucci. Gianluca Tucci, quindi prima del fallimento poi della rinascita perché poi praticamente la terza fallimento. generazione di Juve-Caserta ora quella che tu si è, è affacciata giovane, in B. Quindi... So, io ero piccolo Fabio forse ancora di più quindi di più. ci può stare ci può stare però anche il girone eh, anzi il girone Campano ovvero della serie C Gold presenta defezioni perché altri due club sì, sì, hanno sì. salutato il sì, una squadra ha fatto una partita e poi ha smesso ecco, Un'altra è durata un girone e a livelli la difficoltà sì, nel sì, portare avanti le stagioni. Sì, per per falsato, è cambiato falsato, tu stata la riformula del campionato, che non ci saranno i play out senza retrocessioni, quindi veramente un cambiato falsato. Molte squadre hanno proprio, come si può dire smantellato e quindi. Poi se abbiamo bene. i due stranieri che sono importanti in una Serie C. Perché in se non Serie C sì, in Serie B no. Sì, ma è fondamentale averli perché poi cioè, senza gli stranieri, che fa, cioè, Ma come si fa a fare un campionato di Serie C dove squadre spendono un sacco di soldi prendendo gli americani? Cioè, io non, non arrivo a comprendere chi è che. Io, come forse di qua te lo dissi già un'altra volta quando si riuniscono in queste federazioni io vorrei mettermi come Facci sempre un appello alla federazione Spero, a Gianni per io vorrei mettermi noi uno abbiamo il come averlo Bonucci, mi metto dietro mentre loro si riuniscono tavolo perché sarà uno dei momenti più belli Io invece ti chiedo anche dell'evento con lo staff della Sidigas con Nenad Vucinic per il clinic, sì, abbiamo fatto il 7, il 7 febbraio abbiamo fatto questo clinic di aggiornamento PAO per noi allenatori, ogni provincia ne organizza due all'anno, io il secondo era, eh, mi, mi toccava la nostra provincia, ho avuto il piacere di avere il professore PAVA e Cuciucic nonostante fosse un'infase settimanale, era un giovedì quindi tra partite di campionati giovanili ed eventuali qualche eh, ho avuto un discreto numero di partecipanti una cinquantina che sono un numero interessante molti ti dico la verità sono venuti molti anche da fuori provincia i quali mi ringraziavano di, di dare la possibilità a noi, vabbè il professore Papa la maggior parte lo conoscevano Campani eh, che è bravo e quindi già aveva fatto altri clinic però molti erano curiosi di interfacciarsi con questo, questo allenatore straniero una cultura per noi diversa un modo di, di allenare diverso dal nostro uh, sistema italiano e quindi è andato molto bene. Sono rimasti molto tutti, tutti contenti. Il giorno dopo mi, mi, mi chiamano sempre quindi sono rimasti soddisfatti del lavoro fatto da entrambi e, e soprattutto ripeto: non perché è stato meno bravo ma di Vucinic, perché hanno avuto la possibilità di confrontarsi con un, un allenatore di una cultura diversa. Grazie a Giuseppe Freda e attendiamo una Grazie. telefonata dalla FIP così abbiamo Speriamo. possibilità anche di ragionare di <ride> porto questo qui che è comodo. È La comodo. critica è sempre costruttiva e quindi è costruttiva, è sempre ben accetta. Ma poi Immagino non è, che... ne è nemmeno una critica, è un dato è di fatto. anche oggettivo passiamo, in, tanti, in tanti aspetti. Grazie a Fabio Iannicelli per essere stato con noi, ringrazio in regia Enrico Coppola e Giuseppe Andrita e tutto. Ci ritroviamo per una nuova puntata di Sotto Canestro. Buona serata. Ah.